Dovremmo fare la intro in inglese. No, a Dublino voi parlate inglese, se non mi sbaglio. Gli altri, tu che parli? Sembra botte di dialetto, ci sta. Sì, sì. Ma lo capiscono se li mandi a quel paese in maniera... No. Però dialetto, visto che ci sono tanti calabresi, sì, ormai devi stare attento. Una volta devi stare attento a non parlare italiano, se rivolgevi un'espressione a qualcuno. Ora... Non devo parlare in dialetto perché magari c'è qualche calabrese che ti ricordo. Che originario della Calabria. Che è peggio che andare di notte. Lo so che dici tu, siamo sempre in Italia, ma io a Milano mi capitava sempre di magari dire una cosa in dialetto e c'erano quelli che si giravano di sentire questo sound particolare. Che dici? Secondo loro... me riconoscevano la tua voce. Sì, visto che è importante. Ma mai quanto te, caro Francesco Iriti, bentornato dall'Irlanda. Siamo qui per parlare del tuo romanzo, del tuo libro. Un mondo difficile, ma è veramente difficile, soprattutto tutto di questi tempi, ma è difficile anche in Irlanda. No, diciamo che è un mondo difficile da come uno lo affronta, perché naturalmente se leggiamo e ascoltiamo tutte le notizie che arrivano giornalmente è un mondo difficilissimo, quasi impossibile, ma dipende sempre con quale modo noi lo affrontiamo, sempre col sorriso, cosa che conoscendoli da tanto tempo diciamo ti appartiene. E niente, alla fine il titolo che ho dato a questo libro è proprio è stato un motto che da anni ho portato con me, è un modo di rappresentare la vita, è un modo diciamo di come le persone a volte vedono tutto ciò che li circonda, quindi alla fine un mondo difficile anche per essere un qualcosa che colpisce chi magari decide di leggere. Un po' come si suol dire, prossimo romanzo non c'è niente, come che fa la tipica... Ah, potrebbe essere. Magari ci sarà un secondo. È la tipica frase. Noi facciamo vedere alle telecamere, lo metto proprio qua davanti con la copertina, c'è Carmine, uno dei tanti amanti di questa terra, è un mondo difficile anche per lui che è un commerciante e che ha fatica ad arrivare alla fine del mese, vessato da tasse, vessato da una burocrazia incredibile. Tu adesso che vivi da un bel po' di tempo all'estero, la noti la differenza tra la burocrazia farraginosa in Italia e ovviamente all'estero, che sono un pochino più spediti di noi? Sì, naturalmente è tutto un altro mondo, loro affrontano le cose con molta più leggerezza rispetto a noi, perché loro se ne fregano, loro vivono come se non ci fosse un domani, bevono, vanno a lavoro, non bevono, però quando vanno a lavorare si imborracciano, come si suol dire. Quando vanno a lavorare sono ligi al dovere, bevono solo il weekend se non lavorano, se sanno che devono guidare non bevono, sanno che se li fermano hanno finito di avere una patente, almeno quello. Sono rispettosi verso gli altri, sono in qualche modo sono simili a noi del sud, sono molto, diciamo, sono molto aperti, cioè ti devono soprattutto se esci con loro, non sono quelli che tirano il braccino. Ok, sono di compagnia. Sì, sono di compagnia, non dai, almeno ti ci trovi quantomeno. Sì, sono molto simili a noi da questo punto di vista, non si fanno mille problemi come lo facciamo noi. Ma ci facciamo noi per ogni cosa dei problemi, anche perché diciamo loro non hanno a che fare con problemi, la maggior parte delle persone, con problemi attinenti al lavoro, quindi se hai il lavoro e sai che sempre quel giorno a fine mese o anche prima ti arriva lo stipendio, molti dei problemi diciamo vengono messi da parte. Quindi c'è Cisco che deve affrontare la vita. Come affronta la vita Cisco, che è il protagonista del libro ovviamente? Ma Cisco lo affronta sempre rimanendo, è parte integrante della realtà, ma rimane sempre distaccato dalla stessa, nel senso che lui è una persona che si fa in quattro per gli altri, per la famiglia, per gli amici, però cerca sempre di rimanere distaccato da tutto ciò che lo circonda e dalle situazioni, potremmo parlare a lungo su questo, le situazioni nelle quali magari puoi... un esempio, una rissa, lui si sta sempre in disparte, evita di... Non ne voglio sapere, fate voglio sapere, se non viene toccato rimane sempre distante perché capisce quali sono i rischi, i pro e i rischi della vita stessa. Non vogliamo spoilerare nulla, ma come alla fine Cisco cosa impara dopo tutte queste questa storia, questi giri a destra e sinistra, nord, sud, est, ovest, un po' in giro, non diciamo niente, perché alla fine del libro c'è sempre una fine, esattamente un lieto fine o non. Però questo libro magari ti lascia col fiato sospeso, diciamo così. A Cisco è servita tanto questa avventura.
Sì, c'è un qualcosa anche di me stesso naturalmente in questo libro, perché naturalmente quando... Non te l'ho detto perché mi sembrava scontato. Ho la chiave della macchina. Vabbè, sì, e invece io guardo, io la mia chiave della macchina è messa in un borsello all'ingresso perché mi devo ricordare di prenderlo. Quindi mi ha detto il direttore, no, purtroppo no, ti conosco bene, così se devi prendere la chiave della macchina è qui, assieme a quello che ti devi portare via, siamo smemorati di natura. Stavo dicendo, c'è un qualcosa di introspettivo perché è normale che ho qualcosa della mia vita, che è normale che quando uno scrive, riflette magari delle aspirazioni, un modo di essere, un qualcosa che diciamo è conosciuto soltanto a pochi e non a tante persone, perché noi siamo sempre portati a mantenere magari il nostro interno, le nostre fragilità, facendo fuori uscire, non so, il lato scherzoso quando in verità sei fragile. Faccio un esempio, tutto noi che siamo dei due tipi molto gioviali e scherzosi, sì, no, è quasi così. I momenti di debolezza li teniamo da parte, il famoso clown triste, no? Alla fine il clown che fa ridere, che fa divertire, dietro di sé ha storie molto più pesanti di quello che si può pensare, ovviamente non buttandola adesso sulla depressione, però è vero, no. Certo, avere prendere e fare la scelta di partire, lasciare il proprio paese, sia che ci si sposti al nord, in nord Italia, e sia che ci si sposti in nord Europa, è una scelta coraggiosa sicuramente, dettata da un'assenza totale di opportunità e possibilità, quasi totale. Ma sai, guarda, è una cosa che ho ripetuto anche nelle varie presentazioni del fatto del libro, che a me, cioè, ormai dicono il libro, ma rimango sempre quello che sono prima, un tipo scherzoso, che il libro è una parte di me stesso, ma un qualcosa che ho fatto, e come dicevamo prima con te, è giusto anche scerarlo con gli altri. Però alla fine quello che dico sempre è un'esperienza che molte volte io in primis, cioè, sono deciso di uscire fuori dall'Italia soltanto 31 anni, invece molti altri, vedo nelle molte altre nazioni, fanno questa esperienza appena maggiorenni, ed è una cosa bellissima perché ti aiuta a crescere, ti aiuta a capire ciò che vuoi fare, cosa sei e cosa non sei. È un'esperienza che devono fare tutti. Ok, io ormai vivo da 2 anni e mezzo all'estero e credo che, vista anche la situazione italiana, resterò purtroppo più ancora a lungo. Però è giusto girare, è giusto fare dei viaggi, è giusto conoscere altre realtà, non dimenticando mai, questo lo sottolineo, quelle che sono le proprie radici, e tornare sempre a casa. Infatti ogni 3-4 mesi torno a casa, anche perché se no a casa mi dicono sei dimenticato. No, ma anche perché devi mangiare, almeno mangi qui, lì. No, io vedo che tu cucini piattini dall'Italian Sounding, molto bello, ma come si mangia in Irlanda? Cioè, la cucina italiana, no? Che presa ha sulla gente, come visto? Noi siamo visti chitarra, mandolino, le solite cose. No, la chitarra, pasta al solito e altro. Però ti racconto questo aneddoto, che io sono sceso 2 giorni fa, il giorno prima di Pasqua. Noi abbiamo iniziato a festeggiare con calabresi all'estero. Abbiamo festeggiato sabato, domenica era Pasqua, lunedì era Pasquetta, nonché sì, anche il mio compleanno. Quindi abbiamo fatto 3 giorni, 3 barbecue. Quindi ho fatto come bene, quindi non è che non si mangia. Si mangia, dai. Sì, dagli spiedini ai pomodori, persino, guarda, i peperoni arrostiti sulla brace, spellati, tagliati a fili sottili. Sì. E anche fatti col salmuriglio. Non è che, visto l'orario, che è quasi mezzogiorno, non è che non si mangia adesso, mangia anche bene. Mi è venuta fame. Guarda, ti salutano. Ciao Ciccio, puntini dal nostro 349 12 94 525. Non si dice. Ah no, pensavo dicessi. No, è il il numero nostro 349 12 94 525, che sono scemo. Direttore, insomma. No, allora, scherzi a parte, ricordiamo questo. Tu sei qui, presentiamo il libro e lo presentiamo a noi. Okay. E lo presentiamo. Sì, questo, io sai che secondo me chi ho capito chi è, forse da qualcuno da quel lato di là. Presentiamo il libro giorno 26 a Bibliopedia Bova Marina, biblioteca pubblica per giovani, adulti e ragazzi, alle ore 17. È un mondo difficile, quindi a Bova Marina, Bibliopedia, si parla di te, si parla del libro, si parla dell'avventura di Cisco. No, io vi ringrazio te, ringrazio tutte le persone che si stanno spendendo per nell'oratorio salesiano di Bova Marina, ed è anche, sarà anche un motivo per me soprattutto di conoscere questa nuova realtà, questa ulteriore realtà che avete creato a Bova Marina, nonostante le mille difficoltà che ci sono. Infatti, oltre al teatro, al cinema, a quant'altro, quindi io vi seguo anche da lontano, e quindi questo è un modo bello sia per conoscere personalmente questa realtà e per farla conoscere, perché poi non mancheranno foto, video e quant'altro dell'evento, a tutte le altre persone, soprattutto il comprensorio, perché una delle cose purtroppo non è tante le persone dall'estero, dal nord Italia, che vengono a conoscere
diciamo, ciò che abbiamo qua al sud, nonostante la difficoltà dei trasporti. Diciamo che siamo noi i primi che dobbiamo conoscere il sud. Cioè, io da Merito Porto Salvo ho conosciuto tante persone che non erano mai andate a Pentirattilo, cioè, per farci un esempio. Sì, Lucina, anch'io da Bova Marina non sono mai andata a Bova. Attenzione, a Bova. No, no, io lo dico a Bova nella Cora. E niente, sì, sono realtà piccole, belle, che nascono da zero, come quella di bibliopedia, come il teatro, come tante cose, che poi speriamo abbiano vita lunga e soprattutto gambe proprie su cui camminare. Questo ce lo speriamo, come speriamo che questo libro possa ancora camminare a lungo, io te lo auguro davvero. Ma per tutto il resto non sveliamo nulla. Giorno 26, bibliopedia, ore 17 a Bova Marina, presso l'oratorio salesiano, presenteremo È un mondo difficile, grazie a Francesco Iriti, detto l'irlandese ormai, una volta era il direttore, salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono online. Ti manca il giornalismo italiano? Ma mi manca un pochettino l'azione soprattutto da queste zone nostre, che c'hanno sempre notizie a qualsiasi ore, purtroppo incidenti, arresti e quant'altro, da un punto di vista. Dall'altro no, perché come sappiamo in Italia, soprattutto al sud, il giornalismo non viene visto come un lavoro ma come un obbligo nei confronti degli altri. Gli altri vogliono essere informati, ma si deve fare altro per vivere, cioè bisogna fare altri lavori che non siano il giornalismo. Purtroppo ne so qualcosa ultimamente, ma lasciamo collega. Caro collega Francesco, grazie e ci vediamo giorno 26. Grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti. Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare.